Salve a tutti ragazzi, un video veloce durante una pausa caffè, Do What You Love, emblematico la scritta su questa tazzina. Che succede ragazzi? Niente, Bitcoin è continuato a scendere, è arrivato fino a, se non sbaglio, l'ho visto toccare in quota 7.400 dollari. Adesso è risalito, molti già ho visto hanno scritto: ah, c'è stato il rimbalzo. Ragazzi, per poter dire che c'è stato il rimbalzo bisogna aspettare ancora parecchie ore, probabilmente qualche giorno. Per quanto mi riguarda, quello che vi dicevo nel video di ieri, aspettare il segnale che i mercati si stanno riprendendo, bene, vuol dire vedere il prezzo stabilizzarsi almeno per 2 o 3 giorni. Ma in questo video veloce, veramente il tempo di una pausa a caffè, voglio farvi ragionare su una cosa. Il mercato delle criptovalute è un mercato formato da due parti. Se c'è qualcuno che vende, c'è qualcuno che compra, altrimenti non riuscireste ad uscire dal mercato. Vi siete mai domandati questo? Se voi provate a mettere in un mercato con poca liquidità i vostri sell stop, quindi provate a vendere, a chiudere la vostra posizione in acquisto, se non c'è nessuno che dall'altra parte compra a quel prezzo, beh, voi non uscite mai dalla posizione. Quindi attenzione ragazzi, questo non è un consiglio finanziario, ovviamente non è nemmeno la mia opinione, ma è semplicemente un aspetto su cui riflettere, perché quello che sta succedendo adesso sul mercato è paura, l'effetto domino della paura, delle persone che non sanno cosa fare, e attenzione a non offrire al mercato, agli investitori intelligenti, ai trader intelligenti che sanno aspettare, che sanno sfruttare le situazioni quando ci sono emozioni sul mercato, come in questo caso, attenzione a non offrirgli prezzi così bassi per comprare, perché ripeto, se state vendendo dall'altra parte c'è qualcuno che sta comprando. Ovviamente perché il prezzo non sale ancora? Perché le posizioni che vengono chiuse sono di più in vendita rispetto di quelle in acquisto, ma se voi riuscite a chiudere la vostra posizione, c'è qualcuno che sta ricomprando, magari ricompra posizioni, meno posizioni di quelle che state vendendo. Però ragionate su questo, perché quando c'è grossa paura e se si sa bene quello che si sta facendo sul mercato, quello che si deve fare sul mercato, d'altra parte si hanno prezzi, si possono avere prezzi molto molto buoni. Io sono entrato in un range di Bitcoin in cui sono molto attento. È un range di prezzo, in realtà è entrato e uscito da quel range, quindi vediamo che cosa farà nel weekend per ora. Però sto guardando, ho tutta una serie di alert che mi sono scattati su molte altcoin che tenevo d'occhio, alcune delle quali non ero riuscito ad entrare in passato perché mi era scappato il prezzo. Io, come sapete, non entro mai quando c'è un bull run, cioè quando c'è un trend al rialzo così forte. E adesso invece cominciano ad esserci la situazione in cui stanno vendendo in tanti e stanno vendendo ad un prezzo molto basso pur di vendere. È così che si fanno i grandi affari, ragazzi, ma sempre in maniera consapevole. Volevo farvi solo riflettere su questo aspetto. Il tempo di una pausa caffè. Se state vendendo dall'altra parte c'è qualcuno che compra, altrimenti la vostra posizione non sarebbe chiusa. Quindi attenti a non offrirgli la possibilità di comprare ad un prezzo troppo basso. E qui la finisco. Ragazzi, grazie a tutti e buon trading a tutti. Ciao!